Vai, vai, vai. Apre, apre. Krogan, Aura 6, rispondete, dannazione. Dove sono il genitore e la sua guardia personale? Possiamo sfruttarlo. Un nuovo fucile di precisione. Vai, c'è l'energetica, tutta roba buona. Ehi, questi qua stanno subito. Ullala. Au. Au. Questo l'ho subito malamente. Ah, vabbè, ma... ah, minchia, due razzi in pieno. Non mi ero neanche ripreso. Non sono riuscito neanche a riprendermi che mi è arrivato il secondo razzo nella spalla. Ma scusa, ma avevo salvato... Vabbè, uguale. Ti prendo il checkpoint anziché... No biggie, no biggie. Non è un problema grosso. Siamo stati individuati. Fa male sto coso, eh. Fa malino fa. Trauma diretto a organi. Due, manca quell'altro, manca. Allora, dobbiamo andare verso sinistra. Tra l'altro una cosa della quale si lamentano in molti di Mass Effect. Jack è morta, però vorrei poter restare Jack, però. Oh, ai 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 ai. Una cosa della quale si lamentano spesso e volentieri del, su Mass Effect è il fatto che il gioco sia fatto strutturato a corridoi, no? Che oggi è una cosa negativa. Ma in realtà manco troppo, raga. Alla fine si tratta di un gioco. Se è fatto a corridoi non c'è niente di male. Può essere comunque stra enjoyable. Vabbè. Abbiamo compagnia. Avete rotto la nicchia però. Vi distruggerò. Ne arrivano altri 94. Attenzione, qua ci vuole il check-ins. Questi sono grossi, eh. Questi sono grossi. Nessuno può fermarmi. Minchia, doppio pagliasso qua, eh. Ma Mordine in tutto questo mi sa che è rimasto tipo indietro. Vi distruggerò. Sta arrivando Mordin. Portami sulla carica di Krogan, non siamo tutti morti. Chi è stato il genio? Aia, lei è schioppata. È schioppato Mordin. Lei mi sa perché non si sta coprendo, credo. Posso annientarmi tu. Nice. Oh. Questo che si copre ogni 0 secondi. No. Si copre ogni 0 secondi, poi che fa? Ricarica fuori dalla copertura. Makes sense, makes sense. Le breccole in testa proprio.
Perfect sense, bro. Computer personale, violiamolo. Sarà proprio semplice, eh? Proprio semplice, semplice. 4000 crediti, molto bene. Giù non si può andare. Di qua non si può andare. Bisogna andare di sopra. Io ho pagato e non mi fanno entrare. Allora, questi sono un paio, devo dire. Lei è andata proprio decisamente a fare brutto. Vado a bruciare qualsiasi dorazza. Che è una secca, mordi pure secco. Due secchi, vai. Perché lei si continua a muovere all'infinito? Io giuro che non riesco. Non riesco a capire. Ah, questo è Batarian. Nessuno. Vorrei usare il coso ad arco, ma è rischio, secondo me. Non mi conviene per niente. Tostarelli sti Batarian, tostarelli, tostarelli. Prendiamo il Medigel che ci è servito. Prendiamo la clippina qua dietro che... Ah, ma c'era pure questa apertura. Vabbè, non l'avevo vista. Non che ci avrebbe cambiato il risultato. Tecnologia inceneritrice. Nessuno sa fermare. Nice. Vediamo di fare pure. Dai. Ci ho messo male io, eh. Vorrei trovarmi sotto l'aereo. Posso annientarvi tutti. Facile. Ci servono tutti gli uomini. Facile e pulito. Per fermarli. Tutti piani, tutte le postazioni, presto! Crediti in più. Qua arriverà gente sicuro, eccoli là. Da lei, eh. Andiamo col medigello. Non ce la fanno proprio a trovarsi una cover questi qua, eh. E io così ci crepo, però. Uno a terra. Sarà facile, ci vorrà del tempo qua. Se riesco a levare sti Batarian dalle palle già è tanto, però. Guarda quanti razzi mi tirano. Questo è a posto, gli scudi sono a terra, io devo switchare arma. What?
Questo non è stato facile per niente, specialmente perché il team mi ha abbandonato in maniera veramente veloce. Non c'è un medigel qua. No, eh. Crediti a manetta, medigel. Dai che lo andiamo a trovare al nostro signore della cueva. Ah, era quello lì, cavolo. E poi questo qua. Ok. Trovato. 4000 crediti. Nessun problema. Vado. No, ti seguo. Voglio... No, è tutta fuffa random. Ero curioso di vedere se c'era qualcosa che magari potevamo leggere, dal quale poter rimediare delle informazioni interessanti. Wow, bel posticino, eh? Bel posticino, niente male. Chissà quanto può costare su questo pianeta una doppia con colazione e taglio della gola annessi. Mordine è impazzito. Sta decollando Mordine. Minchia ragazzi, questi sparano in 200. Dovrebbe bruciare bene. Mordin da chi sta? Ma vabbè, ma Mordin è tutto scemo. Gli è andato in faccia a quello. Si era spenta l'intelligenza artificiale di tutti, praticamente. Guarda, guarda come cazzo è morto. Già era partito male che stava decollando, tipo, no, ha fatto cose. Sì, tu, salve. Sono morto. Non è vero, non è vero, sono vivo, tutto a posto. Easy. Distruggerò! No, ehi. Cavolo, lo stagger che ti fa il missile è proprio una rottura di cazzi cosmica. Shepard, devi... Bravo, ben fatto. Cosa cazzo era, l'ha tolto dalla cover? Va bene, qualcosa mi ha tolto dalla cover. Colpito! Ce la fanno fa questi qua, sono proprio full pagliacci. Ma poi dove cazzo... Lei dove diavolo è morta? Non è morta neanche dove le avevo detto io di morire, tra l'altro. Cioè non è un problema insormontabile questo, per carità, però...
diciamo ci vorrà del tempo. Ci vorrà del gran tempo a farli fuori. Però visto che c'è quest'altra via alternativa qua, io farei un bel cecco style. Questo non si sposta di un millimetro, eh. Ok. Va benissimo così. Ma guarda dove è morta questa imbecille. Faccia a terra così, ma porco due. Ma scusa, gli altri dove sono? Ah, eccoli, eccoli. Salve, salve. Il cecchino fa i suoi danni. Fa i suoi danni, il cecchino. Sai perché il rinculo è verso il basso di questo buco? Arrivederci, ma non troppo però, perché, ecco, esatto, perché ancora, ancora ne abbiamo qua. Dai su, minchia, due ore, vai giù, muori. Che, come spara questo? Madonna, ho rischiato di schioppare lì, eh. Ho rischiato che finisse tutto. Ripiegare, dai. Andiamo. Usciamo da sta cover. Upsi, 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 upsi. Ce ne stanno altri 97 pure di là. Via uno. Ce n'è uno su. Guarda lì questo. Madre mia. Che sveglione. Au. Devo fare fuori quello. Devo aspettare che mi si ricarica la roba. What? È saltato in aria, letteralmente. Ah, sono finiti proprio i colpi, cavolo. Arrivederci. Allora facciamo questo di qua. E i boys non sono ancora up, quindi il che significa che, ecco, infatti, che c'è ancora gente da uccidere qua. Guarda la miseria. Questa non esce. Andiamo? Andiamo? Madonna, ma poi esce per mezzo secondo. Ma mi vuoi far morire a me? Mi vuoi far morire? Mi vuoi far morire di attesa qua. Guardalo là. Senti, io me ne vado da qua. Questo non mi sembra un buon posto. Vediamo se dall'alto riesco a tirargli come si deve, perché sennò mi ammazzano de noia questi.
uno è andato. Quelle là in fondo sono una rottura dei coglioni. Un bel shot io, pure questa è andata. Ci stiamo mettendo una settimana. Poi c'è l'ansia che se crepo è ripperoni, a terra. Mettiamo un attimo gli scudi che ritornano. Ho gli scudi a terra un'altra volta. Questo era vicino, pensavo che mi avrebbe tolto dalla cover. Ah, vediamo di fare fuori quella. Che ne pensate? Secondo me è la strategia giusta. Vediamo dalle palle quella, così almeno stiamo a posto. È morta per distenti per conto suo, va benissimo così. Che fa quest'altro? Non lo sa neanche lui cosa... Che cazzo sta facendo? Hanno penetrato i miei scudi. Dai, dai, su. Basta. Basta. Allora, qua dietro sembra... Guarda Mordin, li mortacci sua che si è andato... No, il top è stata Jack che si è lanciata in mezzo a sette persone a caso in una direzione che non c'entrava nulla con la direzione dove stavamo andando ed è implosa, letteralmente. Shepard, non sparare. Quella... Ah, Ranatanoptis! Ho spento le telecamere di sicurezza non appena ho visto che eri tu. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono felice che sia tu a guidare l'attacco. Mi dispiace, Ranatanoptis. Mi hai lasciato andare quando hai distrutto il laboratorio di Sarah. Come no? Certo che me la ricordo. Sono fuggita da un'esplosione atomica su una navetta di servizio, ma è pur sempre una seconda chance. I remember. Come non mi dice niente? Immagino che tu abbia un buon motivo per trovarti in questo laboratorio. Non preoccuparti, non sto sprecando l'occasione che mi avevi concesso. Il mio lavoro qui è strettamente vantaggioso. Non per i mercenari. Jeddor è inebriata dal potere, ma O'Kir sta cercando di fare qualcosa di buono, credimi. Anche se i suoi metodi sono un po' estremi. Tutti meritano una seconda chance, giusto? E a volte concederla dà buoni risultati. Io sto saldando il mio debito. Ok. Cerca di evitare i guai, dai. Trovarti in un luogo simile mi fa pensare che averti lasciata andare sia stato uno sbaglio. E tu non vuoi questo. Siamo d'accordo, non preoccuparti. Intendo restare quanto più possibile alla larga da tutto ciò che ti riguarda. Ora, se non ti dispiace, me la darò subito a gambe prima che tu faccia saltare in aria questo posto. Brava. So come lavori. Avresti dovuto ucciderla. Troppa conoscenza senza limitazioni etiche. Mordin, abbi pazienza. Non è contento, Mordin? Non lo so, sto pensando, dico, avresti dovuto... No, perché avrei dovuto ucciderla? No. Non sono d'accordo, Mordin, non sono d'accordo il fare fuori la gente così su due piedi.
Ma vaffanculo. Quello me l'ha proprio cliccato random il gioco. Dai, oh. Questo. Oh, andiamo, andiamo. 4000 crediti. Un curino che male non fa. Un salvettino pure. Ho osservato attentamente. Ah, eccolo il signore della guerra, Okir. Ormai vediamo che dice. Le batterie di queste vasche non aspetteranno i tuoi comodi con quei mercenari idioti. Vuoi neanche sapere chi sono prima di iniziare ad avanzare richieste? Ti conosco, Shepard. Sono certo che anche tu avrai delle richieste. Non ti hanno strappato la morte perché avevano bisogno di un diplomatico. Sorpreso? Tutti i Krogan dovrebbero conoscerti. Sono certo che Rana ha già rivisitato le tue azioni su Virmayr. Tra l'altro vi dico una cosa aggiuntiva, ma quando vedrete questo episodio saremo già mercoledì o giovedì della settimana dopo, però magari non l'avete visto e potrebbe essere un buon momento per guardarlo. È uscito proprio oggi mentre sto registrando l'early access di Starbase, che è un giochino che sto seguendo da parecchio tempo e vi consiglio di andare a vedere. Se avete due o tre amici, 4, 5, quanti siete, non so esattamente in quanti si possa fare il co-op, credo che non ci sia un numero massimo né minimo, andate a dare un'occhiata. Sembra un gioco molto molto carino. Si possono costruire le astronavi, le basi. È un po' un Minecraft nello spazio, diciamo, per usare un termine di paragone che conosciamo un po' tutti quanti, però alla fine non c'entra quasi una mazza con Minecraft. Quindi dategli un'occhiata, merita di essere visto, nonostante sia un early access. È stata una decisione difficile. Non c'era molto posto per la delicatezza. Se ci fosse stata un'altra soluzione, l'avrei presa in considerazione. Ma io approvo. Le pallide orde di Saren non erano veri Krogan. I numeri da soli non contano. L'errore di uno straniero, lo stesso commesso dai mercenari. Ho dato al loro capo i miei scarti per il suo esercito. Ma sta diventando impaziente. È tempo che tu mi porti fuori di qui. Problemi personali irrilevanti. Vuole andare via lui. Capisco. Sì. Gli attacchi dei collettori si sono intensificati. Un problema degli umani. Le mie richieste erano focalizzate altrove. Ho acquisito la conoscenza necessaria a creare un soldato puro. Con essa infliggerò alla genofagia il peggiore insulto che si possa rivolgere a un nemico: venire ignorato. Preso malissimo lui. Ti unirai a noi? I tuoi metodi sono estremi, ma sai come sventare una minaccia. Ci aiuterai? Forse possiamo accordarci per un trasporto sicuro, ma il mio prototipo non è negoziabile. La chiave per la mia eredità. Attenzione, ho rilevato il rilascio dei Krogan. Opera di Okir, naturalmente. Che novità. Voglio che sia fatta tabula rasa sul suo progetto. Elimineremo questi comandi e ripartiremo dai dati di Okir. Svuotate le vasche. Era un po' ritardato l'audio, sbaglio. È davvero così smidollata? Ucciderà la mia eredità girando una dannata valvola. Shepard, cerchi informazioni sui collettori. Fermala, proverà ad accedere alle sostanze contaminanti nel deposito. A quanto pare ora comando io, brutta. Spiace così, bisogna dottore. Spicciarsi pare qua. Pare che la tua posizione si sia appena indebolita. Capisco, ma se lei ci avvelena tutti, non otterrai nulla. Assolutamente. Scappate. Se moriamo tutti, io resterò qui a fare ciò che deve essere fatto. Ok. E bene. Andiamo avanti.
andiamo a sistemare il tutto. Tutto, tutto. Allora. Bisogna scendere di qua. Questi vogliono sparare. Possiamo chiuderli il becco. Che diavolo è? Ma no, ma anche i... Ma anche i Krogan si vogliono male. Li ucciderò tutti! Bisogna stare attenti perché... Oh, è calla, che pareva. Krogan non li voglio vivi io. È arrivata una crocca e da qualche parte... Ah, ecco cos'era, certo. Sentite, ho capito. Quante ne tira dei cose? Au. Basta sparare. Copriti. Sta per esplodere. Bene. Teneteli lontani. Ora bisogna levare questo dalle palle. Ce la faremo a toglierli tutti dalle scatole? Tutta questa faccenda l'abbiamo fatta con questa rottura di coglioni di tizia che lancia i razzi a muso. Che noia sta donna. Non c'è più per niente, eh? Che esce Thor in persona questa qua tra le varie cose. Però se non altro sono finiti i suoi sgherri. Non è che ci pia molto lei, devo dire. No, aspetta, c'è ancora... No, in realtà già salto la... vabbè, easy, una volta che va per terra. Cosa sta combinando quel vecchio? Una volta che va per terra è finita per lei. Devastata. I sistemi rimasti. Che non ci ha droppato? Niente, perché non droppa. Un accesso limitato. Secondo gli scanner del laboratorio, la stanza è piena di tossine. Grande Ida. E i parametri vitali di Okir stanno scendendo rapidamente. Oh no. Vi consiglio di sbrigarvi. Quindi dobbiamo tornare indietro da Okir. Go.